insieme per il domani, un'associazione che sta andando avanti con sacrifici per accontentare i ragazzi che appunto sono insieme a loro. Quest'anno mi sembra che ci sia qualcosa che non va avanti. L'anno scorso, grazie un po' a tutti, i bambini hanno potuto giocare e anche lavorare in una spiaggetta vicino Tegge, organizzata dalla stessa associazione, aiutati anche dal parco, un po' da tutti, dalla capitaneria. Quest'anno invece c'è qualcosa che non va. Ce lo vuole appunto spiegare la presidente Lia Salvi. Che cos'è che non va quest'anno? Sì, intanto buonasera, volevo comunque dire che a parte con sacrifici va anche avanti con molto entusiasmo l'associazione. E quest'anno praticamente non abbiamo l'autorizzazione per mettere uno scivolo a Cala Margherita, cioè a Tegge, il diving, che serve per portare giù le bambine disabili con due carrozzine, no? Quindi tutto questo verte su una questione che riguarda un po', diciamo, una firma, una banale firma che sostanzialmente dovrebbe dare l'autorizzazione le suore, la Madre Superiore a Sorrina. Dopo aver fatto mille percorsi sia con il parco che prende la responsabilità economica per farci questo scivolo, il comune che da parte sua è d'accordo a fare lo scivolo. La capitaneria, proprio domani abbiamo un appuntamento con loro, cioè manca questa firma. Le suore hanno risposto che non vogliono responsabilità perché secondo loro potrebbe succedere qualcosa. Tengo a precisare che questo corso, oltre a essere un corso di terapia, perché serve proprio far terapia in acqua alle bambine, ai bambini, no? Ci sono giochi ludici, c'è aggregazione con i normodotati, ci sono gare di nuoto, quindi noi aspettiamo l'estate per far divertire, dico divertire, anche chi purtroppo ha una disabilità. E quindi fino ad oggi abbiamo la sponsorizzazione del parco, non abbiamo la firma che ci serve per ottenere le quattro tavole per scendere le bambine. Quale sarebbe l'impedimento eventualmente, se voi controllate i bambini, se voi siete sempre vicini a loro e tutto quanto? Quindi noi non abbiamo assolutamente, io non ti posso rispondere perché quello che mi è stato detto dalla Madre Superiore è che non vuole responsabilità. Quali esse siano io non lo so, perché a parte che ci sono le terapiste, c'è l'istruttore, ci siamo noi genitori, certo, che prenderemo ognuno di noi la responsabilità legale anche davanti a un notaio pur di riuscire a portare le ragazze al mare. Ecco, se eventualmente questo non dovesse succedere, come vi muoverete? Allora, intanto, oltre voi ci sarà, è stata già chiamata la stampa nazionale, quindi noi vogliamo più che vogliamo segnalare questa ingiustizia, la vogliamo segnalare in maniera veramente, siamo tutti amareggiati, pacata, assolutamente sì, perché non siamo qui per far battaglia, assolutamente. Io speravo che ci fosse un attimino di sensibilità, di partecipazione, di cooperazione in questi progetti, anche perché proprio oggi leggevo la legge del 1901, che è la Convenzione dell'ONU, dove parla appunto dei diritti della disabilità, no? Uno dei loro obiettivi porta proprio, cioè uno che dovrebbe essere oltretutto una cosa quotidiana, che i disabili dovrebbero avere la normalità, ci tengo a sottolineare la normalità, non dovremmo essere noi mamme e l'associazione a lottare, dovrebbe essere una cosa scontata, naturale, che andare al mare possa andare chiunque, anche le bambine, le ragazze, gli uomini, tutti, anche con le carrozzine. Quindi noi, rispondo alla domanda, quello che faremo con le istituzioni o senza istituzioni, noi lo scivolo lo faremo. Questo è garantito da parte di tutti i genitori. Bene. Quanti ragazzi avete? Circa, dunque, ne sono 10-12 di ragazzi dell'associazione, ma anche fuori dall'associazione. Di ragazze ne sono due che hanno difficoltà motorie. Ecco, l'anno scorso avete dato una performance veramente eccezionale, anche perché, ripeto, i ragazzi giocavano, addirittura una ragazza era la prima volta che entrava a mare, tanto per dire, insomma. Ma per una semplice, diremo così, eccezione, perché non continuare? E questo io lo chiederei alle istituzioni, cioè posso dire comunque che dalla parte nostra c'è stata
veramente a fianco, Maria Piazzonga, l'assessore, devo dire anche il sindaco è abbastanza disponibile, il parco, è una, la classica, il cane che gira e si muove guarda il cane, cioè non abbiamo, io non ho risposto, io non posso dire il perché e il per come non vogliono firmare, dico quello che hanno detto a me, che non vogliono responsabilità, quali si, essi siano non lo so, perché come ho detto prima a livello legale ognuno di noi si prende responsabilità, appunto, ma come, come associazione a livello legale noi abbiamo un avvocato, più di questo insomma non... Ci sentiamo disarmate, ecco, noi ci sentiamo disarmate, non tutelate né aiutate da nessuno, cose che dovrebbero andare in automatico, troviamo solo muri di gomma, capito? Ci troviamo solo di fronte a muri di gomma, predicano tanto cosa ti devo dire? L'aiuto, la normalità, dobbiamo farli integrare, dobbiamo far sentire uguale agli altri, poi cosa stiamo facendo? Per non mettere una firma cosa stiamo facendo? Privando due ragazze che la non so chi gli ha dato la sfortuna di stare sedute su una sedia a rotelle, di fare il bagno, di fare la terapia, come tutti i bambini e tutti i ragazzi di questo mondo, per una semplice firma. E poi si predica che cosa? Di aiutare i deboli. Chi è che li sta aiutando in questo momento? Chiediamolo a chi non vuole metterci la firma. E proprio dalle suore non ce lo aspettavamo questo diniego, questo loro modo di fare, dalle suore non l'avremmo mai aspettato, cioè tutti immagino che le suore nella loro bontà divina ci avrebbero dovuto aiutare, dato che si chiamano suore della carità. Sì, io volevo ringraziare assolutamente la signora Giovannella Urban e il dottor Spinetti che sono veramente, si stanno prodigando pur di venirne fuori. Maria Piazzonga, già l'ho detto prima, ma anche il sindaco, cioè voglio dire, qui dalla parte nostra mi sembra che ci siano tutte le istituzioni, però non si conclude, è la cosa che tu mi chiedi e chiedi alle mamme, non possiamo darti risposte perché per noi è assurdo, è indicibile quello che si prova, no? C'è un genitore che ha la sfortuna di avere una ragazza, due ragazze oltretutto sono, di 22 anni in casa senza portarli giù al mare, insomma detto questo ho detto tutto. Avete espresso molto bene il quadro della situazione con la speranza che domani possiate risolvere tutto, altrimenti si vedrà. Altrimenti faremo il... Ci rivedremo con lo scivolo fatto dall'Associazione Insieme per il Domani. Grazie e auguri.